SKV da Milano. Tra poco subito top. Yeah. A Videotop con grande piacere abbiamo con noi gli SKV. Yes. O meglio, una rappresentante. L'hai detto all'italiana. L'ho detto all'italiana. Siamo perché in Italia, quindi va bene. Bravo, perché sennò, ladies and gentlemen, SKW. Sembrava un po' una sigla di una lega. Voi avete anche un po'. Le fattezze da wrestler. Ma più che da wrestler, da sumo, direi. Innanzitutto diciamo che il gruppo è al 50%. Al 50%. Cioè, i presenti sono i parlanti. Perché, esatto. Perché gli altri solitamente suonano, sì, ma sì. Non si concedono. La sezione ritmica è più introversa. Esatto, ecco, diciamo. Esatto. E invece voce e chitarra, giusto? Esatto, sì. Io sono Marco, la voce. Io sono Simone, la chitarra. Poi c'è Mirko al basso e Giancarlo alla batteria che ci guardano da casa. Si parlava del nome, voi non siete neonati, perché la band sta abbiamo per compiere anzi un traguardo. Il quarto di secolo. Ma credo la gioventù pazzesca che sprigionate da tutti i pori. Grazie. Poi abbiamo iniziato presto, perché siamo giovani. È quello. Siamo molto presto. Infatti, che era anche fastidioso tenere il biberon e suonare la chitarra. Esatto. Tipo Hanson, ecco, per dare quando abbiamo iniziato. Immagino. Avevamo anche capelli biondi una volta, non è vero. Come nasce questo nome? No, va bene, il nome della band in realtà SKV è un po' un acronimo, un codice fiscale, diciamo, del nome vecchio che è Skywalker, che però per ovvie ragioni è un nome che avevamo scelto quando eravamo giovani, un po' per il film, Guerre Stellari, un po' perché così ci suonava bene, ma che in realtà poi durante gli anni, tolti i primi anni, poi non rappresentava esattamente il tipo di musica che suonavamo, ci voleva qualcosa più di impatto come la nostra musica. E allora, per tenere un po' la tradizione lo stesso dentro di noi, abbiamo detto SKV, così tutti ci chiederanno cosa vuol dire. E noi avremo argomenti di conversazione. Ma è un aiuto per gli intervistatori. Perché uno dice, beh, una domanda gliela faccio fare già di default. Science è il nuovo album che è ancora molto fresco. Freschissimo. Ci avete messo non quanti anni? 9 o 10 per il primo, però poi dopo. No, però adesso poi ne abbiamo fatti 5. Vi siete rifatti strada facendo. Quest'ultimo, spiegare la musica è sempre difficile, però condensando una specie di piccola descrizione di quello che si può trovare in questo disco. Allora, Science non è un vero e proprio concept, anche se ha un filo conduttore sostanzialmente in tutto il brano, che sono i segni, intesi come segni che noi ritroviamo all'interno del nostro percorso quotidiano di vita, come persone, come musicisti, che noi poi cogliamo, e magari una frase che ripropongo all'interno del testo poi di Science è che in qualche modo questi segni delineano un percorso, ma che poi sta a noi, come dire, unire i puntini per tracciare poi la nostra strada, quindi in qualche modo siamo noi fautori del nostro destino. Ecco, questo è tutto il disco, un po' verte intorno a questo concetto, da atmosfere più di apertura, più se vogliamo giocose, ispirati alla paternità, fino a temi anche un po' più cupi legati alla sofferenza, alla morte, quindi diciamo copre un po' tutto lo spettro emozionale, però riconducendolo al contesto dei segni. È un navigatore, ma che ti lascia scegliere. Sì, sì, sì. Ti dà una direzione, ma puoi intervenire pesantemente. Beh, a parte anche il navigatore dell'auto, no? Certo. Tre per questa alternativa. Se scegli uno sbagliato, è quella. È la tua, no? È la verità. I got something for ya. I got something for ya. You're
Da pochi giorni è partito il tour. Dicevamo prima, la vostra caratteristica è suonare dal vivo, tante date, ma ce n'è qualcuna anche particolare alla quale tenete? Beh, guarda, questo tour diciamo che sta toccando un po' tutte le città italiane, in più a novembre andremo in Spagna per una puntatina per 4-5 date, quindi poi c'è in futuro, stiamo organizzando qualcosa per UK, per l'Inghilterra. Insomma, ci diamo da fare per quello che ci riusciamo per promuovere questo disco. C'è una data importante che sarà a Rho, in provincia di Milano, a Rock and Roll, faccio pubblicità occulta, che è un club che c'è sia a Milano che a Rho, è un franchising, quindi si trovano un po' in tutta Italia questi locali, dove festeggeremo i 25 anni della band. Questo quindi è questo è il 18 ottobre 2014. Data da segnare in agenda. Da segnare tante, una festa alla grande, e sarà Rock and Roll di Rho. Sì. Poi toccheremo Aosta, la nostra città Milano. Andremo anche a Roma, Viterbo. Poi la parte più interessante, almeno fino alla fine dell'anno, sarà poi il giro in Spagna che faremo a metà novembre. A proposito di social, mi sorge la spontanea domanda, come per, la per il nome prima, siete proprio voi quelli che poi rispondete sul vostro profilo Facebook? Sì, sì. Ho un contatto diretto con la rete, quindi è positivo anche questo, un modo di condividere le emozioni in maniera diretta. Non solo dal vivo, esatto. Che poi è il momento forse più bello anche per incontrare i fan, ma anche tramite le nuove tecnologie che noi cavalchiamo alla grande, perché la gioventù è un po', cioè, insomma, il nostro live motive. Live. Grazie ragazzi. Grazie, alla prossima. Grazie a voi, ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao.